De Vincenzi, indagato per l'omicidio della compagna Florentina, è stato citato a giudizio per evasione fiscale. Per lui si parla di circa 300.000 euro di IRPEF non versate nelle casse dello Stato. La Commissione europea ha modificato il disciplinare del fungo IGP di Borgotaro. L'area si allarga ai comuni di Bedonia, Compiano, Tornole e Berceto e si potrà marchiare il prodotto essiccato. Ottimo avvio della 19ª edizione della Fiera Nazionale del Fungo di Albareto, che ha posto l'accento sui tanti volontari, più di 200, che lavorano per il successo indiscusso di questo evento. Le opere della pittrice bercetese Luciana Zucchelli saranno ad uno degli appuntamenti culturali più importanti degli ultimi anni, l'inaugurazione dell'apertura della Casa della Cultura a Busseto. Torna domani a Berceto un appuntamento molto sentito e partecipato alla festa della Madonna delle Grazie venerata nel Santuario Mariano presente in paese. Spaventa passeri di ogni tipo e dimensione in mostra a Cereseto di Compiano. La manifestazione promossa dalla Trattoria Solari durerà tutti fine settimana sino alla prima domenica di ottobre. Un buon sabato ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'informazione locale. Subito la cronaca, Paolo De Vincenzi torna a far parlare di sé, questa volta però non per la scomparsa della compagna Florentina Nitescu, vicenda per la quale l'uomo di Albareto è stato recentemente indagato per omicidio e occultamento del cadavere della donna. Questa vicenda non c'entra nulla, ora l'uomo è nel mirino degli inquirenti per una questione di soldi, soldi che non sarebbero mai arrivati nelle casse dello Stato e per i quali è stato citato a giudizio per evasione fiscale. Si parla di circa 300.000 euro di IRPEF non versata tra il 2008 e il 2009, oltre alla distruzione delle scritture contabili relative al 2009, 2010 e 2011. Cambiamo pagina, voltiamo pagina e arriva una bella notizia per il fungo IGP di Borgotaro. La Commissione europea ha deciso infatti di modificare il disciplinare. Dal 17 di settembre si allarga l'area del fungo IGP e sarà possibile marchiare il prodotto essiccato. Soddisfatti ovviamente Consorzio di Tutela e Provincia di Parma. Servizio. La Commissione europea ha recentemente approvato le modifiche al disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta fungo di Borgotaro. Le principali novità consistono nell'allargamento dell'area IGP e nella possibilità di marchiare il prodotto essiccato. Le hanno illustrate ieri nel corso di una conferenza stampa in Piazzale della Pace a Parma il vicepresidente della provincia Pierluigi Ferrari, il presidente del Consorzio per la tutela dell'IGP Fungo di Borgotaro Roberto Della Pina, insieme al direttore Francesca Corsi Bianchinotti e al responsabile della gestione forestale Antonio Mortali. Il porcino di Borgotaro attualmente è l'unico miceto in Europa a vantare un marchio di qualità. Negli anni 80 si è intrapreso l'ite per il riconoscimento che arriva in Italia nel 93 e in Europa nel 96. Dopo circa un decennio si acquisisce l'esperienza necessaria per valutare punti di forza e di debolezza della filiera. In particolare gli elementi di fragilità più evidenti sono l'aleatorietà e la deperibilità del fungo. La nascita del micete è aleatoria poiché non è programmabile, pur essendo annoverato nella categoria degli ortofrutticoli rispetto a questi ultimi, ha una caratteristica davvero unica, non può essere coltivato, cosicché anche la commercializzazione del prodotto marchiato risulta fortemente aleatoria. Il micete marchiato, essendo solo allo stato fresco, deve essere commercializzato e consumato a breve. L'alta deperibilità esclude il porcino dal mercato interregionale e nazionale. Col nuovo disciplinare la novità principale in effetti riguarda sia l'area indicazione geografica protetta che si estende nei comuni di Bedonia, Compiano, Tornolo, Albareto, Borgo Valditare e Berceto in provincia di Parma, Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara per una superficie di oltre 63.000 ettari, triplicando l'area originale. Inoltre c'è la possibilità di marchiare il prodotto essiccato che permette di estendere la commercializzazione al mercato nazionale ed internazionale, non limitando la lavorazione del micete ai soli mesi di settembre e ottobre e permetterà di far fronte così alla forte domanda di prodotto IGP da parte dei mercati. Queste modifiche apportate al disciplinare di produzione avranno la conseguenza di potenziare la commercializzazione del prodotto nello spazio e nel tempo al fine di rafforzare la filiera caratterizzata da debolezza e aleatorietà e favorendo la permanenza delle popolazioni nelle aree rurali della Valtaro. Questo mi pare sia un dato importante sotto il profilo economico che dovrà essere fruito nel modo migliore, ma c'è anche una cosa che vorrei sottolineare: il lavorare insieme paga.
alla fine paga. Allora mi auguro che le iniziative importanti di Albareto, tra una settimana a Borgotaro, trovino una ragione comune per lavorare insieme. La mia idea di un festival della vallata che tenesse conto del settembre e dell'ottobre è ancora lì. Mi auguro davvero che, mantenendo le peculiarità come viviamo qui al Bareto e come vivremo a Borgotaro, si possa avere questo momento attraverso il quale, nel quale i comuni di Borgotaro, di Berceto, di Albareto, di Compiano, Torno Lebedonia lavorino insieme, almeno nel versante emiliano. Dottore, manca a questo punto solo la volontà dei comuni, direi, no? Direi di sì. Mi auguro che questa capacità di stare insieme, di lavorare insieme, una volontà, ma aggiungo una necessità, spinga a superare qualche piccolo ostacolo, a volte di natura più psicologica che non reale, e lavorare insieme. La CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Camera del Lavoro Territoriale di Borgotaro, organizzano la commemorazione di Fernando Santi, che si terrà il prossimo lunedì 15 settembre alle ore 17 presso il Cippo al Passo Colla. Ovviamente la cittadinanza è attesa. Ottimo avvio ieri pomeriggio alle 18 della Fiera del Fungo di Albareto, la Fiera Nazionale del Fungo di Albareto. C'è stato un corteo di apertura proprio per l'inaugurazione, che dal municipio ha portato tutti i partecipanti al Palafungo e agli stand che quest'anno sono presenti in fiera. Una fiera che ha dato molto spazio, così come giusto che sia, al vero e proprio esercito di volontari, più di 200, che lavorano davvero incessantemente per la perfetta riuscita di questa manifestazione. Con un corteo che si è snodato dal municipio sino al Palafungo, si è inaugurata ieri la 19ª edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, un evento che per un intero weekend mette al centro il nostro fungo porcino ed altre eccellenze italiane. Un'inaugurazione dove, oltre all'aspetto importante della promozione turistica del territorio, si è posto l'accento sul grande esercito di volontari, oltre 200 e provenienti anche da comuni limitrofi, che lavorano instancabilmente per rendere unico questo appuntamento. Orgoglio e vanto di un'intera comunità. Il lavoro, come hai detto giustamente tu, inizia molto prima della fiera a livello di organizzazione e poi di lavoro materiale proprio per mettere in piedi tutte queste strutture. Prosegue nei giorni della fiera e poi ultima finisce con lo smantellamento, naturalmente. E sì, prima ho detto quanto io sia orgoglioso, spero di essere degno di rappresentare tutto il gruppo di volontari che ruota attorno alla Fiera di Albareto e senza i quali questa manifestazione non potrebbe essere realizzata, perché la mole di lavoro è veramente tanta. E che ci manda avanti credo che sia l'amore per il fungo, come è stato ricordato da qualcun altro nei discorsi in precedenza, che è legato direttamente all'amore per il territorio, quindi per il nostro territorio. Tutti i volontari sudano, faticano e si impegnano per questa manifestazione, e il vedere tanta partecipazione a livello di sindaci, assessori regionali, comunque onorevoli senatori, all'inaugurazione di questa sera ci riempie d'orgoglio e ripaga tutti gli sforzi di questi giorni. Assessore Gazzolo, seconda volta ad Albareto per l'inaugurazione di una fiera che tiene alto ovviamente il nome di questo comune, ma un po' di tutto il nostro territorio. Sì, è una fiera dove i comuni hanno dimostrato di saper far squadra, di lavorare insieme. È una fiera che guarda e devo dire va oltre ormai le generazioni. È una fiera che è stata capace di fare di questo grande amore per il territorio, per il fungo e quindi per la sua terra un'occasione di sviluppo dell'Appennino. Quindi io credo la presenza della regione sicuramente per valorizzare e apprezzare questa giornata, ma soprattutto il valore intrinseco questo grande lavoro di squadra che vede oggi in questo giorno la vetrina, la visibilità, ma di un lavoro che in realtà in questi territori viene fatto tutto l'anno, e credo che sia un buon esempio, una buona prassi reale, concreta, di come il nostro Appennino può realmente sviluppare economia e insieme anche attenzione al territorio, cura del territorio, perché l'amore del territorio e per il proprio territorio è il primo elemento di cura dell'Appennino.
abbiamo avuto, devo dire, una massiccia presenza rispetto agli altri anni all'inaugurazione, non si è mai vista così tanta gente, quindi siamo molto contenti di come è iniziata questa 19ª edizione. Ecco, domani per noi, quindi domenica, sarà il momento conclusivo. Ci sono delle novità, ad esempio una presenza prestigiosa come Alma? Sì, domenica sarà naturalmente il momento clou come sempre, ci sarà la Scuola Internazionale di Cucina Alma di Colorno che presenterà quattro raggruppamenti di corsi, due per bambini e due per adulti, dalla mattina fino alla sera, dei corsi di un'ora e mezza. Siamo molto contenti di questo intervento di Alma per quest'anno, che porta un gradino, penso, sempre più in alto la manifestazione. Ecco, due parole anche sugli standisti, quanti sono quest'anno? Dunque, gli standisti quest'anno abbiamo avuto una divisione giusto per rimodernare e cambiare, perché sennò rimane sempre la stessa storia. Abbiamo una ventina di standisti interni più una ventina di standisti esterni enogastronomici, sempre sto parlando, più ovviamente Alba, che è con noi ormai da 12 anni, quindi la sua presenza è fondamentale. Questo è un appuntamento proprio che la nostra famiglia non può mancare, perché veramente ci siamo, dalla prima edizione fino adesso, ci siamo trovati molto bene, un'ospitalità bellissima, e molti amici. Questa è proprio una festa per noi, più che una fiera. Ecco, sotto l'aspetto invece di ovviamente pubblicizzare il vostro prodotto, come vi siete trovati qua? Presumo bene, visto che tornate. Mamma mia, benissimo, perché comunque soprattutto anche i giovani qua di Albareto adorano un po' i nostri vini, gli piace, dunque si assaggia, si degusta insieme, è una cosa molto molto bella. E poi credo che anche gli acquirenti di anno in anno tornino, no? Certamente, tantissimi, poi sono stati ad Alba, da noi, in azienda, hanno visitato i vigneti, la cantina, e dunque è una bellissima cosa, perché oltre alla vendita della bottiglia si scopre anche un territorio, una zona, e dunque fa molto onore alla nostra azienda, alla nostra famiglia. E poi si instaurano anche dei bei rapporti umani. Queste sono le cose più belle del nostro lavoro, perché veramente con un po' di bottiglie si è girato un po' l'Europa, un po' in tutto il mondo, e si hanno amici, è bellissimo. E torneremo nella seconda parte del nostro telegiornale a parlare della Fiera Nazionale del Fungo di Albareto, con tutti gli eventi in programma per domani. Intanto proseguiamo nel TG e segnaliamo che le opere della pittrice bercetese Luciana Zucchelli saranno protagoniste di uno degli appuntamenti culturali più importanti degli ultimi anni, che riguardano le terre verdiane. Le opere della Zucchelli, insieme a quelle del grande acquerellista Decimo Martelli, inaugureranno l'apertura della Casa della Cultura a Busseto, voluta dalla filantropa Anna Sikei, che ha messo a disposizione dell'arte la sua quattrocentesca dimora. Luciana Zucchelli, i cui dipinti riscuotono un crescente attenzione da parte del pubblico, per l'occasione sarà presente per illustrare i suoi dipinti ai visitatori. L'inaugurazione avverrà alle 11:00.